C'è una strada. Diamo un'occhiata. Che succede? Merda, la Trinità! Che stai facendo? Indietro, nasconditi. Non eri tu l'esperto di logistica. Ho scelto io di passare da un ponte pericolante. Ehi, aspetta! Ci penso io! Aspetta, sono alleati. Ma teniamo gli occhi aperti. Dare un'occhiata anche lì. Ci penso io. Metti la lana. Assicurati che niente possa superarla. Voglio tutta l'area sigillata. Sì, signore. Se qui c'è qualcosa, lo scopriremo. Quando ha fatto l'ultima revisione? Pieno di ruggine. Ora non ti distrarre, Mendes. Che cosa stiamo cercando? Qualunque cosa, che si muova o meno. Non hanno ancora trovato la reliquia. Vorrei tanto essere chi la rinviene. Non credo. E perché? Sarebbe un eroe. O più probabilmente morto. No, grazie. Preferisco rimanere qui di guardia. Meno chiacchiere e occhi aperti. Muovete il culo! Sì, signore. Possiamo andare! Per silenzio, ma che fa la tua squadra? Controllo. Non li paghiamo per fare i turisti. Dobbiamo passare sotto. Già. Quello è il tempio principale. Ora stiamo cercando le rovine più piccole. Fermo. Che potrebbero esserci sfuggite. Ok. Si è proprio incastrato. Spostarlo è troppo rischioso. Ti tocca prima rimettere in sasso il fondo. È dura trovare qualcosa che ti puntellare. Perché non hai prima controllato le condizioni? In realtà sono abbastanza sicuro che l'abbiamo fatto. Fanculo, non mi prenderò la colpa per te. Forse possiamo tirarlo fuori con l'APC. Ok, forse. Fammi riflettere. Occupiamocene. Perfetto. Vai a sinistra. A loro ci penso io. Che cosa? Nasconditi. Babe, Sammy. Idioti, gliel'avevo detto di saggiarlo. Cristo. Babe, Sammy. Cazzo, uomo a terra! Laggiù! Non ci provare! Fottiti! Basta. Grazie, tutto ok? Sì, prendi questo! Speriamo siano finiti. Poco. Già. Come hanno fatto per fare? Non lo so. Non era esattamente la civiltà in cui speravo di imbattere. Ah, mi prude il braccio. È perché sta guarendo. Allora forse lo preferivo quando era ferito. Ti capisco. Io mi sforzo di non pensare alla schiena. Sai, mia nonna è sopravvissuta a uno tsunami negli anni 60. Che è successo? Ha perso gli amici. E la sua famiglia ha perso il lavoro. Da quel momento ha iniziato a presentire i disastri, eruzioni, tempeste e altre cose. Ha funzionato. Andiamo, forza!
Hai idea di chi siano le gemelle delle Nicole? Potrebbe significare di tutto, una coppia di monumenti, montagne, ruscelli. Quando le vedremo le riconosceremo. Già. Vedo della gente laggiù. Sono amichevoli. È meglio se ci parli tu. Ciao. Conosci qualche posto dove passare la notte? Come mai siete nel cuore della giungla? Avete perso la guida turistica? No. Prima sono passate delle persone in cerca di rovine. Siete con loro? La Trinità? No, direi di no. Ho bisogno di una pausa. Seguitemi. Dovete scusarmi per tutte queste domande, però l'unico B&B in città è, il mio. Non si è mai troppo prudenti. Io sono Jonah. Molto piacere. Abby. Lara. Venite, sedetevi. Carlos, 3. Quindi, che ci fate qui esattamente? Seguivamo una pista quando l'aereo ha perso quota. È precipitato? Già. E siete usciti illesi dallo schianto? In realtà volavamo bassi. Noi stiamo cercando delle rovine Maya. Maya? Sapete che siete in Perù, vero? Sì. Sì, lunga storia. Oh. Grazie. Voi non mi sembrate esattamente i tipici archeologi. Oh, l'archeologa è lei, io sono il cuoco. Davvero? Già. Hai già provato per caso il nostro ceviche, è una specialità? No, se non cresce nella giungla. No, non dirmi che ti sei perso i nostri alberi di pesce. Dove l'hai presa? Messico. Perché? Ho già visto questo simbolo. Dove? Ci sono delle rovine qui. Ricordo una pietra con qualcosa di simile scolpito sopra. Ti dispiace se vado a dare un'occhiata? Ah, fai come vuoi. Ma ti assicuro che non sono Maya. La mia gente era Inca e ne andava fiera. Credo dovresti riposarti un po'. Sicura? Io ti ho promesso un giorno libero. In questo caso accetto. Divertitevi. Anche tu. Ti interessa un affare? Ah, salve. Sei con la squadra di scavo? No, sono di passaggio. D'accordo, se ti serve qualcosa vai al mercato al centro della città. Puoi rifornirti lì. Grazie. Figurati. So che sembra sciocco. Dov'è tua sorella? Non so come possano stare lì a ciarlare con tutto quello che è successo. Mi dispiace. Ehi, ma tu non sei Mariela? No, è solo che non volevo disturbarti. Ti interessa qualche articolo? Salve. Sei venuta a riscuotere per conto di Omar? Che si rassegni, non darò niente a quel bastardo. Ma di che parli? Come, di che? Scusami, ho visto coltello e pistola e pensavo... lascia stare. Cerchi qualcosa in particolare o dai solo un'occhiata? Cos'hai di bello? Cos'ho? Siamo a Kuak Yaku, uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. Almeno dovrebbe esserlo. Se non fosse per i saccheggiatori? Esatto. Omar e i suoi sgherri vogliono soldi, non reperti storici. Vendo oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati.
che ti mostro la mia merce. Ottima scelta. Non basta per concludere l'affare. Un buon affare per entrambi. Ottima scelta. Prego. Sono sempre pronto a fare affari. Jonah, ho trovato delle rovine Inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo. Ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi, non rompere... Arrivo subito, Lara. Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Jonah, guarda. Ishel e Shashel. Le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato.